E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo fantasticissimo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un nuovo set che deriva totalmente dal raid, infatti è composto solamente da armi del raid, e sto parlando del set Mano Destra di Galaran, Cortesia dell'Imperatore e Flagello del Dolore, tutte e tre armi che appunto si possono droppare dal raid e che devo dire insieme non fanno per niente una cattiva coppiata, ma andiamo subito a guardarla nello specifico. Per quanto riguarda la mano destra, questa l'ho droppata con momento zen e con caricatore multi-uccisioni. Il momento zen ci sta perché comunque è un'arma che apre un culo un po' strano a controllare, essendo un automatico a bassa cadenza, mentre il caricatore multi-uccisioni è un perk veramente particolare che non si attiva spesso, ma che quando si attiva, ragazzi, fa malissimo. Non so se l'avete mai sentito, ma caricatore multi-uccisioni, che è relativamente nuovo, ci permette di fornire danni aumentati in base al numero di uccisioni rapide e effettuate prima di caricare. Quindi essenzialmente, se facciamo una doppia e ricarichiamo, poi abbiamo i danni aumentati. Se facciamo una tripla, abbiamo ancora più danni aumentati. Però per questo io ho messo il caricatore di riserva, appunto per avere più colpi con cui poter uccidere. Cortesia dell'Imperatore, pompa anche questo del raid, che ho droppato con rilevatore di minacce e furia. Ovviamente quelli che vi sto facendo vedere sono i roll migliori, perché ne ho droppati parecchi, in realtà sia di pompa sia di automatici. Quindi rilevatore di minacce e furia, non malissimo per un pompa, prodigio sulla velocità di ricarica che nemmeno ho fatto. Ho messo un regolatore di mira, non male come rapporto gittata impatto. Per quanto riguarda invece le pesanti, Flagello del Dolore, il mitraglione che ho droppato solo una volta, e quindi mi è dovuto bastare così com'è, con Genesi e Demolitore. Genesi è tipo inutile in PvP, Demolitore insomma un po' meno, però insomma l'importante è il mitraglione, che in sé non è per niente male. Detto questo, ragazzi, io direi di andare subito a vedere questo set come si comporta in partita. Ok, iniziamo subito ovviamente in controllo, di lupo abbandonato ci sta come mappa, e prima di iniziare vi dico subito che io con i pompa non ci so giocare, quindi non mi linciate se faccio schifo col pompa, però insomma. In realtà con quest'arma bisognerebbe cercare appunto di non ricaricare, perché per attivare il caricatore multi-uccisione appunto non bisognerebbe ricaricare in teoria. Devo dire che il caricatore multi-uccisione è un perk molto strano, perché mi si è attivato veramente poche volte da quando ho iniziato a giocare con questo set. Però quando mi si è attivato ha fatto veramente un casino, perché il danno in testa adesso è di 36, vedete, essendo un automatico a bassa cadenza ci sta che il danno sia abbastanza alto. Attivando caricatore multi-uccisioni, penso con una doppia, non mi ricordo sinceramente con quante kill l'avessi attivato. Il danno è arrivato a 45, tipo una cosa del genere, quindi è aumentato veramente di un botto. Tipo adesso forse, no, non mi si è attivato. Penso, vediamo un po'. Sì, caricatore multi-uccisioni si è attivato. E dura anche. Quanto cavolo dura? Ok, dura poco. Quindi non bisogna nemmeno fare uccisioni particolarmente rapide alla fine. Per quanto riguarda il pompa è quello su cui ci ha fatto già un video Raika. Sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto lui, perché effettivamente è un pompa un po' inaffidabile, nel senso che è un po' strano, non mette sempre tutti i colpi, non riesce sempre a uccidere anche da distanze normali, diciamo. Ok. Vediamo un po' il mitraglione. Abbiamo 27 munizioni, non sono tantissime. Vediamo cosa riusciamo a fare. Il mitraglione, ecco, è un mitraglione a bassa cadenza, dicevo. In generale, il set non è decisamente un set che io utilizzerei normalmente. Nel senso che non è un set con cui a livello di statistiche mi sarei trovato bene. Invece, devo dire che non è malissimo. Dico questo perché è un set a bassa cadenza. Nel senso che sia l'automatico sia il mitraglione sono molto a bassa cadenza, una cadenza molto molto bassa e quindi danno elevato. Se questo qua si levasse dalle palle, magari. Ovviamente, come in tutti i video in cui bisogna far vedere le pesanti non si riescono mai a prendere. Per esempio, no? Questa kill, questa distanza col pompa, penso che si sarebbe potuto uccidere con altre pompa. Quindi diciamo che questo qua non è un pompa chissà quanto migliore rispetto agli altri. Diciamo che mi piace molto di più per quanto riguarda le kill magari fatte un attimino più veloce. Ok, adesso mi si dovrebbe caricare caricatore multi-uccisione, vediamo un po'. No, forse ho caricato troppo tardi. C'era da dire che sto caricatore multi-uccisione si attiva veramente molto molto poco di frequente. Ok, ce l'abbiamo, posso farvele vedere. Allora, è un mitraglione, come già detto, a bassa cadenza, quindi
È strano, non mi fa impazzire. Perché ha un rinculo anche molto alto. È anche per questo che io ho messo caltro con Choriban. Che sega la nova! Ok. Furia qua ha fatto il suo lavoro. Abbiamo Furia per due. Ecco, il bello di questo automatico è che si può utilizzare a distanze veramente molto lunghe. Quindi per la maggior parte. Ecco, per esempio mi si è attivato caricatore multi-uccisione adesso. Non so per quale motivo, raga. Perché non ho fatto una multi-uccisione, che io sappia. Fuggi. Ho fatto 44 in testa, che avete visto che è un buon. Veramente un buon danno. Ok, qua mi si poteva anche attivare se non fosse che ci sono 8000 persone. Se mi spawnano un punto giusto, gli faccio la supera a quelli. Niente, non è un punto giusto. Esci. Spawnate. No. Quanti ne ho fatti, ragazzi? 4? Ok, ne ho fatto solo 4, niente. Ok, ho giocato bene, buona partita. Ci sta, divertente. Mi è piaciuto, mi sono piaciuto. Andiamo subito a vedere una seconda partita cosa riusciamo a fare. Intanto Lally mi invita, ciao Lally. Crepa. Ok. Mi sono messo in una situazione un po' brutta. Ok, niente, scherzavo, sono uscito dalla situazione brutta. No, non è vero, continuo a nascondermi qua. Vai, questo ce lo siamo fatti. Io devo smettere di ricaricare, però mi devo ricordare che questo caricatore multi-uccisioni non si attiva se continua a ricaricare. Signore dei lupi, ma non si fa questa cosa. Brutta personaccia. Niente, tutti one shot qua. Cucù! Per esempio, questa kill, ragazzi, doveva essere mortissimo. Proprio tanto morto. Stava facendo questo? L'ho pushato perché mi stava antipatico. Era lì che guardava, non lo so, stava lì seduto. Va bene. Avete visto, ragazzi, che comunque è un set divertente perché è un set che è fuori meta, a parte magari per il pompa. Non è un set che è proprio all'interno del meta. No, 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 non ti castrare, non ti castrare. Ok. Dicevo, non è un set che è proprio all'interno del meta. Quindi ci sta, è un set divertente che però comunque non se la cava nemmeno male. Perché non muoiono, per esempio? Cioè, cosa è successo qua? Per quanto riguarda comunque caricatore multi-uccisione, io sinceramente preferisco molto di più un caricatore assassino o un furia. Perché non. Cioè, è veramente difficile attivare questo. Non perché sia difficile fare le doppie, ma perché succedono in proporzione a tutta la partita. Ti capita veramente poco di riuscire a fare una doppia, una tripla addirittura, solo di un automatico. Di ricaricare e di avere altre persone disposte a morire. Prendere, 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 fuggi. Ok, ce l'abbiamo, adesso dobbiamo solamente usarle. Che teoricamente è la parte più facile. Oh, amen. Allora, vedete che il mitraglione questo è un mitraglione semplicemente a bassa cadenza. Quindi un mitraglione che fa 48 in testa. Il problema è che ha un rinculo veramente altissimo. Considerando che è anche a bassa cadenza, questo mi ha fatto una bella cosa. Considerando anche che è a bassa cadenza, è difficile controllarlo. Infatti, sinceramente, preferisco di più il mitraglione del serraglio. Che non vi ho ancora fatto vedere, che però penso che prima o poi arriverà. Perché ha un rinculo un po' più controllato, quello si riesce a controllare meglio. C'è da dire che però questo pompa, se attivate furia. Bene o male si viene compensato il fatto che non killa proprio facilmente. Altrimenti vi basta semplicemente utilizzarlo magari. Sì, qua se laghiamo però. Dicevo, però se magari lo utilizzate per completare una kill, quindi magari fate un po' di danno e vi avvicinate nel frattempo con l'automatico e poi finite col pompa. Alla peggio, insomma. So che non è proprio la funzione ideale di un pompa, però. お前はもう死んでいる。何？Tu non quitterai. Ok. Eccola. A casissimo, casissimo. L'ho tirata proprio a caso, eh. Poi, oh raga, ma è incredibile quest'uomo. Ma sta sempre camperato fondo spawn. Che
Che infame bastardo. Ok, ho giocato un po' peggio rispetto a prima. Lì ho visto 40-10. Ho detto, come ho fatto a fare 40-10? Ho detto, no, 24-85. Già più probabile. Ok, ho giocato un po' peggio di prima. Con questo set, raga, non si fanno chissà quante kill. Però è divertente. Non si muore chissà quanto alla fine. Perché comunque c'è il pompa che aiuta. Ci sta il mitraglione. Quindi ci sta. Si gioca molto alle lunghe distanze. Quindi non, magari non si fanno proprio gunfight diretti. A meno che appunto non pusciate col pompa. Quindi ci sta, un set divertente che non ha nemmeno tanti difetti alla fine, ci sta, non è particolarmente in meta forse, però se volete divertirvi, se volete farvi qualche partita, io ve lo consiglio. Detto questo ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete su tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tallissima, seguite su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo questa descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito, e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul. E la tua luce è me.